Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per continuare Another Coder Collection. Nell'ultimo episodio avevo recuperato la carbonella per fare il barbecue. Ashley, aspetta. E c'è? Riesci a consegnarlo? Dammi qua. Vieni qua, amico. Il dottor Robin per il ritardo. D'accordo, grazie. L'ho fatto, gli andiamo. Ok. Qui tornano assieme. L'ultimo episodio abbiamo incontrato anche il bastardazzo che... Sì, vabbè, ma come cazzo fa questa cosa con un solo braccio senza far cadere? Me lo devi spiegare. Gioco particolare. Prima non mi ha fatto premere A, ma me la fa premere Casual. Allora, sulla destra, praticamente l'ultimo episodio ho incontrato quello che mi ha rubato lo zaino, il folle. È stata un'introduzione, siamo ancora all'inizio del gioco. Non possiamo ancora capire di cosa tratterà effettivamente. Dai! Sono contento. Richard? Papà, dove stai? Oh, se n'è andato! Oh, però che spacca coglioni! Sì, so io. E mi sembra minimo. Ciao, Ian Tyler. Ma che se gli dati un messaggio? Devo andare al GC Valley per occuparsi di un'emergenza. Oh. Però, figurati se vuole stare con la figlia. La presenza di lui. Non ci sta con la figlia. I have to say, Dr. Robbins is very dedicated. Sì, ma la figlia! So focused on preparing for this trip, he skipped breakfast. And now he'll miss lunch because he's run off to fix some new problem. Sì, però dopo sta con la figlia. Oh, c'ha la figlia! Aside, who could walk away from a feast like this? Nessuno. He must be perpetually hungry. Non mi sembra. Hi, Ashley. I'm Gina Barnes. Ciao, Gina Barnes. Gina Barnes. Va bene. Dottor Robbins ha detto che per avere la sua parte. Qui cerchiamo di divertirci. Okay. Sì, ma posso dire la verità? Questa anche io voglio sparare con gli sconosciuti. Perfetto. Thanks. Va bene. Siamo qui. Oddio, Elizabeth e quell'altra. E ciao. Sono quelle ragazze. Sì, ma cosa flotta con le 16 anni? About the band contest. Contest? Contest. Oh. Still haven't found the music player. Ah. Seriously? What are we gonna do? Un cazzo. Morite. Change it up with the. La registriamo di nuovo. That'll never work. That was our best. Quella è la nostra miglior prestazione in assoluto. Ma sono certo sprecare la nostra occasione. So those two. Quindi quei due sono nel gruppo band. Di Tommy. Queste dicono, oh, ma porco dio, dobbiamo fare la canzone bella. Questa è stata da sola perché il padre, figurati, si vuole stare con la figlia. Your food is ready, Sophia. Il tuo cibo è pronto, il tuo cibo, quello degli altri no. I'm all right. I already am. Allora sei cogliona pesante. I'll take it, director. Ah, perfetto. Ian, grab the salt. Il sale. C'è proprio dialoghi da barbecue basic. Questa che sta sola non sa che cazzo fare. Cioè la stanno lasciando sola perché non sa che cazzo fare. Questa cosa deve fare? So boring. Catch di nuovo il tizio dello zaino. I knew it would be like this. Non sarebbe mai venuta. What? Che è sto tizio? Oh. Oh. Fa così, vero? Hello. Chassi. You must be Ashley. Chassi. Uh-huh. Una stalk. Pleasure to meet you. Ma che cazzo vuole questo? My name is Ryan Gray. I work with Dr. Robbins. Do you have time to chat? È minorenne, bro. Una ragazzina minore. Che gran figa. È una gran figa.
Cosa c'ha la mano il Russ? This guy. È un figo. Che cazzo blush. Have I met him somewhere before? Cosa si ricorda 13 anni prima? Sì, ma che sono queste cose? Sembrano fidanzati! Vuoi salvare? Ok, credo che il primo capitolo di Viaggio a confine della memoria sia stato fatto. Quindi bisogna adesso andare al capitolo 2. Matthew? Quello dell'orologio dell'ultimo episodio? Quel Matthew? Pleasure to meet you. Ciao. My name is Ryan Gray. E l'hai già detto. Ryan Gray. Vabbè. Do you have time to chat? L'hai già detto? Nice to meet you. Ciao. Have I seen this guy before? Sì, è quello che stavo pensando. I swear I've met him somewhere. It must be my imagination. Possibile. Do you truly doubt your memories? Huh? What? I know what was going through your mind just now. Cos? I feel like I've met him before. But it's just my imagination. Cosa cazzo? Isn't that right? How could you know that? I'm a behavioral psychologist, you see. Plus, your facial expressions are quite easy to read. Ma che cazzo? Bro! Are you saying that I have a bad poker face? Esatto. You're the same as ever. Non si cambia a parte, le tue emozioni traspaiono sempre con chiarezza. Wait, so you do know me? Beh, penso proprio di sì. What's your guess? Tu che ne dici? I was here with my mom 13 years ago. No. So maybe I saw you then. Nice deduction. Deduzione. Myelination in our hippocampus is a slow process, said to only finish when we're around 4 years old. Madonna. That's why most people can't remember their early years. Okay. E quindi? But as soon as I got here, I remembered. Mom and I. Sì. You remembered something from all those years ago? Vabbè, penso proprio di sì, se lo dice. I'm not even sure I'd heard of Lake Juliet before. But once I was here and saw the place. E pensate. I remembered the scenery and being vabbè, here with raga, capita pure a me ogni tanto. But if you asked me if I was sure those memories were real, I wouldn't be able to say yes. Minchia, però. As I said, it's tough to recall events from that early in life. Giusto. Yet, sometimes an event can bring them to the surface. Ecco. Some come memories, quell'improvviso sparo del primo gioco. They often occur after psychological trauma. Do you remember ever having such an experience? Sì, quella del primo gioco. Yeah. La mamma che è morta. È vero? My mom died on the night of my third birthday. Primo gioco, recuperatevi la serie dall'inizio. 13 years ago. 13 anni fa. Ah, yes. That's right. 13 anni fa, però ti dice Sayoko Robbins. She was only 28 years old. Madonna. You know what happened to my mom? Per chi non lo sa. Of course. Vive, cioè, ha fatto il mentore. As a memory researcher myself, the sudden death of Sayoko Robbins sì. was an unforgettable tragedy. Madonna. To meet her daughter after all these years is truly remarkable. Madonna, direi marca. You and I have a lot in common. Speaking with you like this brings back memories of Sayoko. Azzi. Particularly your eyes. It's like your mother is looking out at me. Ah, mami. She was a genius. She began her research at just 16 years old. Ma actually, yes. That was around the time when I first met her. She was a scientist by the time she was my age? That's incredible. Io inizierei subito a vedere 16 anni. Your mother was an outstanding scientist. Madonna. I could never forget her. Su cazzo, ti eri innamorato. Is it really true that my mom was doing scientific research at 16? Penso proprio di sì. Yes, it is. What's the matter? Che anche lei si dice average compared to her. Are you interested in the sciences as well? No. No, not really. Madonna, che poop face. I don't want to be like my dad. I see. Well then, what do you want to be? La chitarra. I'll play guitar in a band. We're gonna be huge. Madonna. A band. Interesting. La musica. Yeah. Vuole essere famous. I want to move people with my music. I want to make them feel something. Oh. I think everyone has a grand design like that at home. Beh, un po' come me che diventa famoso con i social, questo sul palco. It's interesting to see how you think about the future. Guru. Your eyes may be your mother's. Ma anche quelli di tua madre. But on the inside,
Sì, you're come like tuo papà. No. Might be the worst thing anyone's ever said to me. No! You said you and I are alike. How is that? I lost my mother when I was 3 too. E la Madonna è sfiga. Yes. Che sfiga immonda. Wish you could remember her? That's never been a desire. Mm. What? Non ha mai potuto ricordare. Memories of their mother for a happy life? Well, my memories of my mom are precious to me. And without her, I wouldn't be who I am. La Madonna, 3 anni la vista. I want to know everything about my mom. I want to remember her. I strongly empathize with how important Sayoko was to you. Ed è una roba importante. Yes, fine. We really are a lot alike. Oh, perfetto. How else are we alike? We should discuss that some other time. Un altro time. Oh, hai capito. Parliamo un po' di mia madre. Mom was unforgettable. Mm. Can you tell me more about her? I remember Sayoko like I saw her yesterday. Addirittura. But my memories. Ti innamorato proprio. I guess I'd like to keep those for myself. Mm. What? I've never met a smarter person. She was a brilliant scientist. Qualcuno qua dice che c'è lo zuzzo. It's because of her that I am who I am today. Sì, vabbè. So maybe it's selfishness that makes me want to vabbè, keep them for myself. Vabbè, ma Cristo santo. And it's probably a very strange thing. Ed è cosa sta andando a dire a sua figlia? No, I get it. I guess I'm no good at explaining why I like certain guitarists and stuff. Madonna. So I get it. Ok. E mo che devo fa? Ah, comunque c'era gente che guardava. Beh, dai. I'm glad I got the chance to speak with you. Sì, ma è minorenne. È underage. By the way, what is that? Il RAS? Ah no, la roba di Sayoko. It's my mom's pendant. I see. Che gli è venuto in mente. It's very beautiful. Come tua madre. Ashley. Oh? Oddio. Ha tolto lo zaino. Dan. Ha tolto lo zaino. I wonder what he wants. Maybe he found a lead about my bag. Ryan, I It's all right. Go ahead. Perfetto. Ciao. Tanto piacere. Addio. Dove sta il campione? Ah, è qui. Ciao. What's up, Dan? Sorry to interrupt your camping fun. Dimmi. But I want to ask. Here. Take a look at this photo. Sì. Is this who stole your bag? Vediamo. Sì! Yeah, that's him. Subito! È lui! So my hunch was right. There's the missing person's report on him. Come? Really? Let me know if you see him again, okay? Yeah, all right. Were you able to meet up with your dad? Sì, yeah. Ma... Glad to hear it. Having fun camping sì, with him? Sì, c'è andato. Well, something urgent came up at his lab and he had to go. Purello! Lab? Mm? Hang on. Is your dad involved with JC Valley? Sì. Yeah. Oh, of course. You told me your last name is Robbins. Sì. So your dad must be Dr. Robbins. Sì. Hang on. That kid was reported missing? Yeah, he ran away from home. Been missing for 3 days. Oddio, poi si erano 3 giorni. This isn't the first time he's done it either. Ma come? Last time was this past August. They found him near here. Ma perché vuole fuggire questo tizio? He's run away more than once. E perché ruba gli zaini? Well, the kid's got his reasons. Che lo picchiano, gli danno le scapole. What reasons? Lo picchiano. His name's Matthew Crusoe. He's 13. Come a 13 anni? Let me know if you see him. Sure. Come 13 anni? Why did you say my dad must be Dr. Robbins? Do you know him? It was stato maybe 2 mesi fa. He was fishing. Lui sta pescando. Vedete quanto che è l'escala. I cannot imagine dad fishing. Lol. Well, something tells me he hasn't been at it for too long. Perfetto. Say. Perfetto still, proprio. Tuo padre è proprio simpatico. Funny? My dad? Assai. He's like a kid. His eyes sparkle when he tries something new. Stai con sua figlia, casualmente non gli piace. Gets absorbed in it, like it's the only thing in the world. Sta con la figlia proprio inesistente. He's been especially interested in Lake Juliet lately. Sì, ma la figlia inesistente. He has more questions about it. Sì, ma la figlia zero. Well, back to patrolling for me. Va bene. Okay. We'll find your bag. Wait for your dad to get back. Chissà quando lo rivedo. Thanks, chissà quando lo rivede mio padre. Sorry, Ryan. That's the forest ranger who's... È scappato, vero?
Non c'è più. Chissà perché. Ryan? E se n'è andato. Where'd he? È andato via. Uh-oh. Che cosa? Huh? Che cosa? What's up, Ian? Che c'è? Dr. Robbins forgot his hat. Ma che se ne frega. Oh, looks like they're cleaning up. E tu non hai mangiato un cazzo. Sì, dimmi. What's up? Your dad forgot his hat. E dove cazzo è il problema? Taking it to his cottage. Ha una casa? This is dad's? I do not get his taste in fashion at all. Perfetto. Just for this camping trip. Solo per questo campeggio. Here, so will you take this to him? Cioè, non ha mangiato la tizia. Which way is dad's cottage? E poi entra sarà a sinistra. Past the covered bridge. Dov'è? Got it. What covered bridge? Poi entra sarà a sinistra del bivio. Be specific, Ian. She doesn't know her way around here. E cazzo al cazzo. Right. Right. Turn right onto the road that leads to the lakeshore. Ok. Past it. Got it. Perfetto, capito più o meno dov'è la casa. There's a shady guy in sunglasses hanging out around there. So take the long way around if you need to. And keep an eye out. All right, got it. Thanks for taking care. Quindi c'è un tizio molto fastidioso che mi caga il cazzo. C'è un tizio che mi caga il cazzone. Vediamo. Affronterò la strada corta. Affronterò la strada lunga. Vediamo come mi ingozza. Quindi mo vado e giro a destra. Oh, it's Tommy. Ciao. Ancora la band. La band. I'll help. Where were you when you realized it was missing? Chi, cosa, quando? I don't even remember. Ma cosa? Don't worry. We'll find it. Ma chi? But che è successo? Sta a posto. Tommy? What's wrong? Oh, it's you. Sai cosa è successo? You're Elizabeth, right? I'm Ashley. Perfetto. I saw you earlier, but I couldn't really say hi. Oh, dai. Che cazzo c'ha questa? Elizabeth Alfred. Che nome da maschio Alfred. And ignored. Vabbè. I heard you're looking for something. What is it? Elizabeth lost her music player. Oh, ancora. There's a demo on that player that we can't lose. La colpa è su mica mia. Oh, we're in. Becco. Tommy, why does this kid know about the band? I heard about it at the guest house. I asked Tommy. Lol. Ce l'ha proprio a morte con me questa. I told her I'm in a band and I write songs. Are you serious? Perché? I'm thirsty. I need a drink. Mica che sfruttatrice! Viziata! Look, after I get a drink. Che viziata! Come on, I'll help. Why? We're never gonna find it. I've had enough of this. You can't just give up. It's somewhere out here. Plus, it's important, isn't it? È la demo dell'osso gru. Beh, appunto. Excuse me? Who do you think you are, telling me what I should do? Oh, madonna mia. No, I'm sorry if I don't want to hear it. Che stupida. Elizabeth, she's just trying to help. Oh, so you're taking her side? What a jerk. Madonna, che viziata. No, that's not it. You're freaking out. Che una viziatona. Come on, stop fighting. Who are you anyway? Why are you even here? Ma che cazzo vuoi? Ashley's dad is Dr. Robbins. He works at JC Valley. Well, my dad's the director of JC Valley. E quindi? Which means my dad is your dad's boss. Sì, ma ok. What's that have to do with us? E appunto. I just thought it was something you should know. I don't see why I should care. E c'ha ragione. That, huh? How old are you anyway? Ne ha 16. I'm 16. Meglio dire la verità. There's no way you're the same age as me. Come? What? Why? I figured you were like 14. Che puttana! Yeah, I don't believe you. I have trouble believing we're the same age too. Blah. Could you just leave already? Questa ha 16 anni. You're so annoying. Vabbè, tra ragazze. Why do you have to be like this? Ragazze, se non ci si piace subito, like si va a morte. Dovresti tu proprio a morte. I'm sorry, Ashley.
You're busy, right? I've got this covered. Madonna. Tommy. All right. I got it. Ci si vede. See you later, I guess. Se capita! See you later. Bye, 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 bye. Che rompicoglioni questa, raga, che rompicoglioni. I know you're frustrated, but that was not cool. Appunto. Sorry. Sorry il cazzo! Sorry il cazzo! Yeah, I need to cool down. Let's go to Bob's. Che è Bob? Yeah, okay, that sounds good. Che strano, sono solamente solo con me, il cazzo. Vabbè, se pensa a quello che è successo, vabbè, però io siete... Questa c'ha City. A cassissimo. Cioè, questa City perché sei incazzata. Io questo capisco. C'ha City perché sei incazzata. Oh? Questo è Lake Julien. Questo è Lake Julien. Beh, sto viaggiando. Wow, it's beautiful. So this is Lake Juliet, huh? Eh beh, penso proprio di sì. Bel lago comunque. Che cosa? Si ricorda ma. Mamma mia. Oh. Mommy. Sta a posto. Mom brought me here. È buono, no? Comunque deve andare solo a destra. Se si nota. Ha pensato alla madre. Cosa ci dovevi fare? Someone's there. C'è qualcuno. Ciao. Cosa ci dovevi fare? Resta questo tizio. Posso ignorarlo, no? We'll talk again soon. Mm? Tu avevi paura? Oh, sapevo un tizio, chissà. Ha paura! What's up with that guy? Is that who Gina told me about? A suspicious man in sunglasses hanging around the boathouse. Oh cazzo! Quello che si è registrato da solo. What's he up to? Mm? Oh, che bastardo! You're the bag thief! Stop right there! Huh? Mm? Oddio! No! Dove sei andato? Dai! Che cazzo! Poi mo si è fatta sgamare la tizia. Si è fatta sgamare. Si è fatta sgamare però. Io non so dove devo andare. Cosa devo far mo? Andare in questa direzione. Speriamo. La porta è aperta e quindi è andata di qua. Quindi ciao coglione. Boom 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 boom. Te picchio. Dove sei finito quel ragazzino? Come help? Oh. Help per cosa? Oh, chi è che vuole l'aiuto mio? Sono qui. Che cosa? What? Una voce? Viene detto il pozzo? What? Ma sei caduto qui dentro. Get me out of here. What are you doing down there? Ma che cazzo? But I got stuck. Lol. Okay, fine. I'll go get someone. Just hang on. Wait, no. Don't. È quello che è scomparso, non vuole farsi. I'll get the forest. No, è quello che non vuole. And once you're out, he'll arrest you for stealing my bag. Oh, please, not Dan. La. Are you really gonna be picky about who rescues you? I'll give you your bag back, please. But if you call Dan, I won't tell you where I hid it. Ah, pure! Che moccioso del cazzo! Get your bag back.
Che bastardo! Fine. Come faccio però? How can I get him out? Vabbè. No way I can reach all the way down there. Come ha fatto? Hurry up and get me out of here. Non rompe il cazzo. Can you climb up the wall? There's nothing to grab onto. Ma domani, ma tu? Non sembra la prima volta che sei qui dentro. Got it. Just a minute. Come cazzo è possibile? Cosa dovrei fare? Addio! Oh, io lo lascio lì! Cosa dovrei prendere? Scaffale! Oh, scatolone? Ah, la to... Oh! Che roba assurda! Non si accende. Vabbè, le batterie sono proprio qui, dai. Cosa qui sono canon? Non credo che siano cariche, però. Bellissimo che dovrei fare una roba combina con questo. Cioè. All right. Ma non è che roba fanno? Che roba? Cioè, che gioco? Non lo fa automatico, lo devi fare te di tuo. Perché così almeno il gioco va bene. Particolare. Vediamo se riesco a lanciargli la torcia. Why did you decide to hide in a well anyway? I thought it would be a good idea. Well, how's that working out for you? How'd you even get down there? Questa è una bella domanda. I climbed down a rope that was hanging from up there. Ed è caduta? I made it down part of the way, but then it snapped. And a professional spelunker, huh? Can you throw your part of the rope up to me? I'll tie it off up here. It's too dark. I can't find a thing down here. Vabbè, gli passo la torcia. I had some light. Gli passo la torcia, no? Some light. Sì, gli passo la torcia in parole poi. Quindi questo. Perfetto. Can you see now? Oh. Yeah, and I found the rope. Perfetto. Okay, great. Now toss it to me and I'll grab it. Here it comes. Hop là. Olì! Funne spezzata. You should be able to tie this off somewhere, then drop it back in. Ah, direttamente all'albero. This la funne spezzata. Guarda, ragazzi, c'è andato al pozzo. Forse se la riannudo. Vediamo se c'ho ragione. Basta. Riusci a far uscire dal pozzo. Can you reach the rope? Arrivi alla corda. Sì, ce l'ho. Now can you climb up? Penso di sì. Ha promesso lo zaino, Ha promesso lo zaino. Dai, ha promesso lo zaino, ricordiamo. That was rough. Perfetto. I was freaking out down there. Morivi. Next time, don't climb down a well. That's dangerous. Sembra la sorellona. Yeah, hai i comportamenti della sorellona, aiuto. C'è i comportamenti della sorellona. You wouldn't have to run if you hadn't stolen my bag. Yeah, but there's no excuse. That's not all you did. Swiping food from the guest house. Porella. I only stole your bag because some lady asked me to. Che signora? As for the food, well, I was just so hungry. What else could I do? Stai con i tuoi genitori. You implicated a dog in your crimes. Hey, that dog followed me. Quel cane. Listen. Do you understand that what you did was wrong? Non è manco la prima volta, immagino. Do? Really? I guess that's what happens when you run away from home. What? How do you know about that? Chissà perché. La gente gira. La voce gira. Matthew Crusoe. Who told you my name? Matthew Crusoe è questo. Si chiama Matthew. Dan said you were reported missing. So, why'd you run away? That's none of your business. Io ti posso denunciare. Why do you look so down all of a sudden? Ti posso dire. Well? Parlami. Matthew? Sono qui. Yeah. It's okay. You don't have to tell me why you ran away. Parla. Hey, you haven't told me your name yet. Azzo, ti interessa? Oh, yeah. I guess not. Ma perché devi dirglielo?
Ashley Mizuki Robbins. I'm sorry I stole your bag, Ashley. Vabbè, dai. Signor, quale signora? Sentiamo. Who's this woman that told you to steal my bag? Sentiamo. No idea. Ma come? Se tu l'hai rubato così! No, ma scopo che Elizabeth. Did you give her my bag? No, no, I hid it in the boathouse. Oh no. That's where she said to put it. How did you get into the storage room? The door was supposed to be locked. Da dietro, tutto male del cazzo. Ah. It's my dad's key card. Your dad's key card? So, does he work in the guest house? No. Cosa hai fatto? Why would he have that card? I don't know, okay? Quel cane, sentiamo quel cane. So that wasn't your dog? I hope it's not a stray. Vediamo. It was near the campsite. I only played with it for a minute, but it started following me all over, and now it's wandered off. Perfetto, vabbè, goloso. What? Che c'è? Look, I don't care who told you to do it, but it's never okay to steal. C'ha ragione. But I had to. Non rubate, anche la piattina rubata. You're still making excuses? Certo. You can't do stuff like that. Giusto. Running away is a bad call too. Your family's got to be worried. Mm. Trust me, they're not. Ma come? My uncle even knows I'm here. Mm? He's still not coming to get me. So, no. Your uncle? Chi è tuo zio? My dad's brother. I live with him. Mm. What about your mom and dad? They're not around. Sono morti? My mom got sick. She passed away. No. He went missing. No, però. Yeah, and that's why I'm here. There's something I need to do. Che cosa devi fare, campiona? What do you mean something you need to do? I'm looking for clues to where my dad went. That lady made me a deal. She said if I stole your bag, she'd tell me about him. You're looking for clues? Can you keep a secret? Sì. Yeah. Okay. The truth is, my dad didn't go missing. He was abducted. Come? No! Da chi? Se lo sai, ovviamente, ma dubito. For real? Ma che faccia una bella. For real. For real. Actually, my dad's rich. Really? Ma poi che? Crazy rich. Okay. Tu cazzo. And? Gli hanno preso i soldi. He was abducted from here. Come a qui? Isn't it obvious? A gang of kidnappers. No, mi sembra. And then? The kidnappers demanded a ton of money, but my uncle couldn't pay them, so they never let him go. He's been missing ever since, but I'm sure he's still alive. Sì, ma sono 2 anni, non credo. You came here looking for clues to where he might be. Exactly. Va bene, va bene, va bene. Cosa è successo qua? Non capisco cosa c'entri. Why didn't your uncle pay the ransom? Beh. Well, my dad's rich. Non mio zio. But my uncle isn't. Plus, he doesn't have the key to my dad's vault. Ma che cazzo? I'm telling the truth. My dad's so rich, and he was abducted. Sei sicuro che non sia andato a comprare il latte? And I'm searching for him. Sei sicuro che non abbia comprato il latte? Rich and... E si è impugnato. And? Ashley? Mm? You believe me, don't you? È un po' difficile crederti. No. Diciamo no. Why not? Io ti sei inventato tutto, è un po' brutto. Your rich father was abducted by a gang and held for ransom? Who in their right mind would believe a story like that? Ah, porello. That stuff happens in movies, not in sei real in un life. Gioco, eh? Just stop making up stories and apologize. You gotta grow up one of these days. Dai. If you just had the maturity to apologize. How old are you? 16. Huh? I'm 16. 16, huh? Sì. Yeah. Why? Perché ti interessa? You're only a little older than me, so quit acting like you're so much more grown up. Ah, no! What? You're just like everyone else. Matthew! Tu mi hai promesso lo zaino! Bugiardo! Ran away. Mi hai promesso lo zaino! Harsh.
Ma poi ho messo lo zaino! Wait, where's my bag? Appunto! Ha detto però alle barche, tipo. Ha detto tipo alle barche, dobbiamo andare a controllare. Dove si sarà cacciata? Fanculo. Mi sa che vado da papà. Madò, porella, però. Senza zaino, chissà che cazzo è successo allo zaino. E lo zaino è stato vandalizzato. Ok, sono tornato qui. C'è Tommy, dai, dimmi che la situazione si è risolta. Ciao! Hey, I'm sorry about earlier. No worries, I'm already over it. Perché hai avuto qualcosa di peggio? Did you find the music player? Dubito. No, not yet. Non lo aspettavo. You find it soon. E lo spero. Hello. Ciao. You were at the camp earlier, weren't you? I forget your name. Janet. Ciao Janet. Janet Rice. I'm Ashley. Beautiful. Right? Come I fai? Heard from Tommy. So you got into a fight with Elizabeth. Senti, ha rotto il cazzo. Stuff. Probably went too far though. Lei, no, Ashley. She's always that way. E appunto. Oh. Wow. But getting into a fight the first time you meet her? That's brave. Ma vaffanculo. Vaffanculo. Ma dai. Yeah. Tipo cane e gatto sono diventata con questa. How are they friends with someone like that? Probabile. Almost word for word. Well, we know the real Elizabeth. Ne rompi coglioni pure la vera. Plus she's got a great taste in music. And ah sì, siete così simili. In fase sono così simili che sono contro. Yeah. Una gara. Anche la stessa gara che... So contest you're in? Is it the big deal band contest? That's it, yeah. That contest is the quickest way to get a recording contract. Az. You want to get signed? Tu vuoi un contratto? Of course. Certo. E poi lei c'ha il gruppo però. What do you two play? Count. I play guitar. Ah vabbè. Janet's on drums. Elizabeth canta. Keyboard and vocals. We're really just doing it for fun though. Not true. You play guitar like a rock star. Vabbè. The girls that come to our shows, I'll swoon over time. Oh, perfetto! Vabbè, non che sia un gran figo, però per le trentenni, forse interessante. Oh, okay, cool. Non penso alla sua band. Going to be in the contest too, but so is Elizabeth. I play guitar too. Oh yeah? Right on. Ah, yeah. No wonder you knew about the contest. Acha. You want to play with us sometime, Ashley? I left my guitar at home. But sure, if I get a chance. Perfetto. Looking forward to it. Vabbè, dai la chitarra, non in caso. See you later, Ashley. Ciao, bye, bye. Trovate puttana. Band practice. E poi che invidia. I'd love to be able to play. E poi tornare anche io adesso. Qua dovrebbe stare tipo la rimessa. Oh, è passato di nuovo. A qua dovrebbe stare lo zaino. That's Matthew. What's he doing hanging around here? Quando sta recuperando lo zaino, ma è troppo lontano. Oi. Tutto a posto, perché stai a pecora? Sei troppo a pecorina, campione. Hai bisogno di essere scopato. Oh cazzo. Ashley! Dimmi. I hid your bag right here. But now it's missing. What? I promised that lady I'd give her the bag tonight. She was gonna tell me about my dad. She tricked me. She was lying to me from the start. I'm sorry for losing your bag. No, for stealing it. Oh, an apology. How you've grown since last week. No! Well, you did rescue me and all, so I wanted to return your bag. I was a little harsh on you earlier. I'm sorry. Ma dai. I should have listened to what you had to say. You're saying you believe me? There could be some truth to it. I'm not like everyone else. But maybe I'm not as mature as I'd like to think either. Sicura. Thanks, Ashley. Dai. I'm sorry. But I did lie. Ma come? My dad did go missing 5 years ago. That part's true. There are people who choose to disappear, I know. But not my dad. Something happened to him. I waited by the door for him every day.
Even when it started to make my mom mad. Dai, ma che peccato per questa situazione. She got so mad, she started yelling. No. And then that's when I finally decided to give it up. No. But then she got sick. She was admitted to the hospital. And it's okay. After she died, all I wanted was to see my no, dad again. No, raga, però che tristezza. So, I decided to come look for no. I get it, Matthew. I really do. No. I'm going to find him, no matter what. Mi dispiace per questo. It's still not okay to run away from home. No. Your uncle must be worried. You should call him. Ce l'hai il numero? I know. Ce l'hai il telefono. I just need a little more time. Sei sicura? I'm so close to finding something that will lead to my dad. Ah sì. Sei vicinissimo. I mean, I already found that guy in the sunglasses. No, quello che mi ha detto di scappare. No. Is that who you saw while you were hiding? He's behind it all. I just know it. Come? He's been snooping all around like Juliet. What? He's gotta be working with the lady who had me steal your bag. Ma come? What? He must be. He's so suspicious. This boathouse is the only place I didn't search last year. That guy's going around covering his tracks. Ma come? Are you real right now? My dad built this boathouse. Ah! So I'm gonna take a look around inside. Babi? No, no, no. That guy might be in there. Nah! No. Non me lo chiede! Nah! No. If you're so worried about me, you could always tag along. Che cazzo. Sorellona. Sorellona. Allaga della sorellona, Ashley, raga. Okay. Fine. I'll search the boathouse with you, but then I'm done. Great. Thanks, Ashley. Ti prima appena chiamerà Big Sis. Cioè, veramente ha le vibes da sorellona con Matthew. Però mi sembra proprio che ha le vibes da sorellona. Scusami. Vabbè, facciamo quest'ultima roba. Ci salutiamo. È chiusa? Locked. Esatto, prima che facciamo? Usiamo la scheda, no? Maybe my key card. Appunto, se la scheda, vediamo. Va? No? Mi sa che allora devo usare il RAS. Oh, ma vedi che cos'è a fare questo RAS? Vediamo. Oh? Vediamo che pulsante devo prima stavolta. Puttana madonna, che stronzata con lo sale! Che stronzata! All right, it opened. Dai. Now, let's search the boathouse. Perfetto, wow, that's a handy little device. What is it? Non lo sa manco lei. Apparently my mom made it. She was a scientist. Wow, really? Sì. Yeah, but no, non dirlo che è morta. Someone shot her while trying to steal her research. She died. Che peccato. Seriously? Che brutto, vero? Real twist ending, huh? I'm sorry. Che brutto. Ben ti amo. Oh? All right. Vediamo. D'accordo. What? Devo uscire. Ok. Ok. Cosa devo fare? So this is where it lets out. The air is so fresh. And what a view. Beh. Wow, no kidding. Io lo uso comunque, c'è da dire. Che cosa? Una torre altissima. That. That clock tower. Ah, ve ne ricordo con la madre, vero? Vera, se. Olè! Tutto con la madre, ma si ricorda. Comunque, il cappello al padre. Inesistente. Oddio. That's right. È buono. Cerco già con la mamma. Ashley! Ashley! Che cosa? Dimmi!
Check it out. There's something in the water. Hmm? What in the world is it? Una valigia. Huh? Nah. Guarda, è già di mio padre. Yeah. Posso farti una domanda stupida, ma buttarti in acqua è così difficile? Vabbè, io direi che per oggi può passare così. Noi ci vediamo al mio prossimo episodio di Another Code Collection. Stiamo giocando Vegeta a memoria. Alla prossima, boys!